Good morning, buongiorno, eccoci qua, pronti per una nuova sessione di chair yoga. Respiriamo un secondo, so let's just breathe a moment. Find your feet, troviamo i nostri piedi, sentire come stiamo stamattina, lasciare che tutte le cose passano, che trovano una soluzione anche da soli. So feeling how we are this morning, just letting everything go, letting our breath go, and just allowing things to find their own solutions sometimes. A volte siamo anche troppo addosso alle situazioni e creiamo più problemi. A volte le cose hanno bisogno di un po' più aria. Lo sappiamo questa cosa qua. Sometimes, you know, we suffocate some situations, and sometimes, you know, just need some air, a little bit of like lightness, and solutions find themselves. If we dive into everything that happens, we just end up really stressed. Se ci tuffiamo addosso ogni cosa che ci succede, finiamo che siamo stressati, no? Cioè, il nostro lavandino si è bloccato stamattina. troveremo una soluzione. So our sink, kitchen sink, is blocked up this morning, but we will find a solution. So I don't want to have my mind occupied with this now that we have a session together. This is an example. Questo è un esempio. Non voglio che questa cosa qui tocca la nostra, prende energia della nostra sessione stamattina. Bene, quindi tutte queste cose li lasciamo un momento a parte. So all these things, these little things, big things, we just put them to side one moment. Just to create some space and some distance. Per creare dello spazio e della distanza. Respiro profondo con le braccia. Ancora. Bene, abbiamo fatto un grande viaggio insieme con tutte queste sessioni, veramente tanta roba. So we've really been through a lot of stuff and a lot of material in these sessions together in these last year and a half or whatever it is, and amazing amount of knowledge and ideas. Incredibile quantità di idee, consapevolezze, conoscenze e pratiche. Ok, basta parlare. That's enough speaking today, so let's just have a good stretch up into the air. Usiamo i nostri piedi qui per ritornare su. So we're using our feet to come back up again. It's a bit like a boat, rocking a boat. Possiamo giocare che siamo in una barca che dondola. Respiro sciolto. So our breathing is really loose. If our breathing is stuck, it's a bit more of a struggle, this thing. So brilliant. So, we're looking for energy and enthusiasm this morning, and then we're going to go into deep peace. Cerchiamo l'entusiasmo e l'energia stamattina, poi andiamo verso la pace. Quindi facciamo occhio che non diamo botte alle sedie. So watch out you don't hit your chair with your arms. We're just going to sort of like make this sort of movement. We can start off quite slowly actually. Possiamo iniziare anche lentamente. Ecco.
Now, just like this, more like up in the air, we're like sort of doing this sort of thing. Okay, brilliant. Balti, wrists. Ha 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 ha. The other way. You know, it's like this movement is easy. Questo movimento è facile. Però renderlo fluido, leggero, circolare, non è così facile. So this is where we put our attention here. Questo movimento potrebbe sembrare facile. E la cosa di sviluppare è la scioltezza, la circolarità, la fluidità, la leggerezza in questo movimento, perché siamo tutti bravi a fare così, sciolti, sciolti, ok? So really nice movements, elbows, nice and soft, continuous, lovely, change, and doing the movements with this quality really raises our energy level. Facendo i movimenti con questa qualità così aumenta enormemente la nostra energia. La facciamo, cioè lo stai facendo tu, lo sto mostrando, però lo stai facendo tu questi movimenti, liberandoli, renderli più fluidi, libera l'energia in tutto il corpo. So, it's you that are doing these movements. So I'm showing you some of these movements and the quality and the rhythm. But it's ultimately you freeing up your own energy here. Shoulders. Okay, forward. Lovely. Quindi diciamo un bel sì. We're gonna say like a big yes here. Sì! Yes! Even if it's just mental, better to say it. Anche se è solo mentale, ma è meglio dirlo. Sì! Sì! Yeah! Sembriamo un po' scemi facendo così, però sentite come l'energia risale. So we might feel a bit silly doing this sort of thing, but feel how it raises the energy. So it might... If it works, we do it. Se funziona, lo facciamo. Questa è la cosa qua. Ok, facciamo caviglie. Ah, belle le caviglie. Cambio direzione. Ok, ginocchio. Change. Ok, hips. L'anca. Piano. Change. Next Monday is the first day of summer. Lunedì prossimo è il primo giorno d'estate. È stato denominato giornata mondiale dello yoga a livello di voler divulgare benefici, capire meglio che cos'è lo yoga. Difficile a capire che cos'è lo yoga, perché è una filosofia e allo stesso tempo non è una filosofia. È una terapia e allo stesso tempo non è una terapia. Un programma di esercizio per la salute totale e allo stesso tempo non è solo quello. Sono tante cose. Cambio le caviglie. So next Monday, yes, the start of the summer. It's also been dominated World Yoga Day.
It's nothing to do really with yoga. It's just more about spreading the news and the benefits and getting, yeah, just giving it some importance. This incredible discipline. Hey, don't get caught up in my microphone wire, Callie. Ciao, è stata una sacca che non ci sei venuta a trovare, eh? Bella, come stai? Ginocchio? Divani? Bella, bellissima. Turn the other way. Poi l'anca. Cambio direzione. Che fai? No, ok. Metti giù le gambe, senti gli effetti, senti feeling the effects on the whole body. Sentire che l'energia non è per forza agitazione. So I feel that like having lots of energy doesn't mean, for example, that we have to be like all wound up and excited. It's like a feeling, a buzzing feeling inside. È una vibrazione interna, una sensazione di un salute vibrante. Ciao! Playing around my foot, Cali. Sta giocando col piede, Cali. Ciao. Bella. Lei piace questo momento che la paglia diventa il colore della sua, del suo cappotto, così si nasconde meglio. She likes it when the straw is the same color as her fur, because then she can hide better and play more. Okay, anyway, so we have this salute. Okay, so now, let's go, just go up and down, up and down like this. Alziamoci avanti e dietro, così. Quindi il 28 poi sarà l'ultima lezione di CED Yoga online, così. In diretta su Facebook, poi farò anche delle altre dirette su temi della vita più giocosa, li devo preparare, saranno cose molto interessanti, mi piacerebbe se hai seguito diverse lezioni online, così magari ci sentiamo. Scrivetemi. Siamo un gruppo piccolo, no? Infine. So if you've been watching these lessons, perhaps we can have a chat. We can talk about how you are, how the practice has been going, and all these lessons, they're all there on YouTube. Hundreds, not hundreds, tens and tens, 80 or something. Okay, let's do something like this. We touch our heel. Or maybe our knee. It's just like more of like a child's movement. It's very freeing and friendly. Movimento che libera così. Okay. Torsione movimento. So do a quick twist. And then hold it on one side. La teniamo da un lato.
E l'altro lato. Ecco, stanno arrivando anche le due signore. Piano giù in avanti, rilassare la testa, le spalle. So relaxing our head and our shoulders. This is too much. Even just resting your arms on your knees and your thighs is good too. Very gently come halfway up again, tornare metà. E tornare tutto su. Ecco. Sentire gli effetti. Listening to the effects, feeling the effects. Sciogliamo un po' le spalle qua sopra. Let's just loosen up our neck slightly. Fingers are stretching, le dita si allungano qui. Ok. L'altro lato. Molto dolcemente ci alziamo in piedi. E facciamo l'albero, the tree pose. Feel the energy in the body and feel the peace in the mind. Sentire l'energia nel corpo e la pace nella mente. Half moon. Mezzaluna. Benissimo, l'altro lato.
sentirsi pieni di energia nel corpo, nella mente calma. So feeling the body full of energy and the mind calm. Half moon. Molto bene. Continuiamo con questa onda così lenta, so continuing with this slow rhythm. There's no need to pull. Feel like your armpits and your shoulders are opening. Sentire le spalle, le ascelle che si aprono. Seduti, ci sediamo di nuovo, senti gli effetti, listening to the effects, mettiamo le mani sul cuore, put our hands on our heart and breathing into our heart, respiriamo nel cuore. Bene, mani sulle ginocchia. Sentiamo respiri lunghi e lenti, so breathing slow, long. Piano piano apriamo gli occhi poco, so we slowly open our eyes, slightly open our eyes, gently rub our hands together, stropiniamo le mani insieme. Ci facciamo guidare le mani, piccolissimo massaggio, una carezza. Piccola coccola da soli. So we're just gonna give ourselves a slight massage and just some loving touch. Del tocco un po', un tocco gentile e premurosa. Dove volete, dove sentite che nel corpo c'è bisogno di
po' di attenzione. Fermiamo, sentire il beneficio, feeling the benefits. Sentire la vitalità, feeling the aliveness in the body. Affermazioni, just do a few affirmations for the whole body, statements, frasi. I'm alive, sono vivo. Ripetete se volete, so repeat if you like. I appreciate and love my life. Apprezzo e amo la mia vita. Mia felicità è preziosa, non la getto via per cose stupide. My happiness is precious and I don't waste it and throw it away for silly things. I can do anything that I put my mind to. Riesco a fare qualsiasi cosa che ci metto la mia intenzione e la mia energia. I find happiness in the small things. Trovo la felicità nelle cose piccole. I'm a force of nature and a force for good. Sono una forza della natura e una forza per il bene. Sorrido senza motivo. I smile without any reason. Chiudiamo gli occhi, let's close our eyes. All I need is within me now. All I need is within me now. All I need is within me now. Tutto quello che ho bisogno è dentro di me ora. Tutto quello che ho bisogno è dentro di me ora. Tutto quello che ho bisogno è dentro di me ora. Molto bene. So very good. Mi piace sempre sapere come ti ho toccato questo incontro.
So I always like to know how the lessons touched you. How do you feel? Come ti senti? Grazie. Thank you. So see you next week on the solstice. And then on the 28th for the last super party. E poi sul 28 per la festa finale. Allora, buona giornata e a lunedì prossimo. See you next week. Ciao.